presente nei programmi scolastici, rimane un canone solidissimamente maschile. D'altra parte il canone letterario per la scuola italiana si è formato in un periodo nel quale le donne non avevano neppure il diritto di iscriversi all'università e fino a un certo punto neppure al liceo classico, e ovviamente non avevano il diritto di votare, come sappiamo, fino al 46, no? E di conseguenza meraviglierebbe il contrario di quello che è successo, cioè che gli estensori dei programmi scolastici tenessero conto di una presenza delle donne come produttrici di letteratura, non solo come consumatrici di letteratura. Che le donne siano consumatrici di letteratura è risaputo, lo sapeva Dante quando decideva di non utilizzare il latino per la sua opera più importante, per essere leggibile anche da parte delle donne semplici, non alfabetizzate. Lo sapeva Boccaccio quando decideva di dedicare il Decameron alle donne private dell'opportunità di occupazioni politiche, civili, economiche più serie, e destinate quindi a ripagare questo vuoto di occupazione con la frequentazione dei testi letterari, e hanno ovviamente continuato a saperlo tutti gli autori dei programmi ministeriali stessi. Anzi, anche nel momento in cui le donne hanno prevalso di numero tra i frequentatori della scuola, e non se ne parla, gli iscritti ai corsi universitari, soprattutto umanistici, le donne frequentano l'università più degli uomini, più dei maschi, e soprattutto si laureano in numero maggiore. Se si guarda poi ai percorsi di studio umanistici, le donne hanno una prevalenza che talvolta è arrivata a essere 9 contro 1 nelle lauree in lettere possibili. Sì, forse basta guardarsi qui intorno, però questo è l'accesso al mondo della scuola. Se si guarda la conferenza dei rettori, degli oltre 80 rettori, solo 3 sono donne.